Inglobata tra il convento francescano e l'arciconfraternita di Santa Maria di Visitapoveri, la chiesa di San Francesco di Assisi fu realizzata nel 1666 con il contributo del popolo e dell'Università di Forio per adempiere a un voto fatto in occasione della peste che infuriava in quel periodo nel comune Turrito. All'esterno la chiesa si presenta come un edificio semplice, senza cimasa, frontone e cornicione. L'interno della chiesa è ad una sola navata, con un'abside e senza transetto. Lungo la parete destra della navata si aprono quattro cappelle, comunicanti tra di loro, attraverso uno stretto passaggio. Il soffitto che vediamo è a botte ed è riccamente decorato di stucchi. Nelle cappelle, al lato destro, sono conservati i pavimenti originali, mentre il materiale con cui è stata costruita l'intera chiesa è il pietrame di tufo, con intonaco dipinto. Alle spalle dell'altare maggiore è situata la tela raffigurante la Vergine che dà la regola a San Francesco, opera di un certo Giuseppe Simonelli, pittore napoletano, allievo nonché copista del più celebre e famoso Luca Giordano. La chiesa di San Francesco d'Assisi si presenta poi come una vera e propria pinacoteca di Filippo Ceppaluni, un artista attivo nella metà del Settecento. Tra le sue opere qui conservate ricordiamo il Miracolo di Sant'Antonio, Sant'Antonio che predica i pesci, la Pietà, la Deposizione, la Nascita della Vergine, l'Annunciazione, l'Estasi di San Francesco e San Francesco riceve le stimmate. Tra le altre opere degne di nota, indichiamo una settecentesca Nascita di San Francesco, di un pittore come Carlo Ferrazzano. Nella seconda delle quattro cappelle della parete destra della chiesa si segnala invece il Calvario di Evangelista Schiano, risalente al 1777. La particolarità della tela, in questo caso, sta nel suo adattamento al preesistente crocifisso ligneo, risalente al 600, che la sormonta.